Questo festival nasce da un'idea di Elena Pavani, la compagna di Enrico Fontanelli, la mamma di Leila Fontanelli. Enrico è scomparso quando lei aveva soltanto 6 mesi, nel 2014. Fu lei a proporci di fare questo festival, lo facemmo a Mantova la prima volta, in un circolo arci mantovano, praticamente la versione estiva del circolo arci di Mantova, del Tom, dove Elena e Enrico sono conosciuti. E dopo l'abbiamo spostata a Bologna e abbiamo sempre collaborato con la famiglia di Enrico per realizzare questo festival, che nasce da un'idea di Elena, supportata dal fratello di Enrico, Fabrizio. È sempre molto emozionante riuscire a mantenere viva la memoria, non solamente a livello artistico ma anche a livello umano, di mio fratello. Rivedere amici anche che non vivono vicino, che fanno un viaggio per questo evento, è sempre molto emozionante. E poi io e Daniele abbiamo sempre dato una mano per l'organizzazione pratica, parlando con i nostri amici artisti che in questi anni abbiamo incrociato. Essendo la quinta volta ormai ho un po' l'abitudine a farlo, è sempre molto difficile farlo però, è una cosa un po' complicata da gestire sul palco, soprattutto rifare quei pezzi senza Enrico è una cosa che non è facilissima, non è così immediata come sembra, diciamo che ho bisogno di un po' di tempo per riprendermi poi. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato, prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta. Gli Offlaga hanno 11 anni di palchi alle spalle, abbiamo suonato con tantissimi altri colleghi e di solito sono molto contenti di poter venire qua con noi a suonare a un festival come questo. E la quinta edizione non è mai difficile organizzare, nel senso che gli artisti che invitiamo, che scegliamo sempre per affinità elettiva con noi, quindi il festival è dedicato a Enrico, si ragiona su cosa avrebbe potuto piacergli, sugli artisti che erano già nostri amici, che erano già quindi amici di Enrico. Stasera ci sono i Tante Anna, Alessandro Baronciani. C'è il DJ Fabio Nirta, che è un nostro amico di Cosenza da tantissimi anni, è un grandissimo amico di Enrico. Per esempio questa sera Nicola Manzan, che ha anche collaborato con noi, è nei credits di Bachelite, perché ha suonato un pezzo in Bachelite, nel disco Bachelite, e ha suonato con noi dal vivo diverse volte. Invece questa sera c'è EDDA, che è un artista che non abbiamo incrociato nel nostro lavoro come Offlaga Disco Pax, ma è un artista che stiamo moltissimo e la sua sensibilità riteniamo che sia molto affine alla nostra, sia per lo spirito indipendente che per la sua storia, e per questo l'abbiamo invitato. Mi sembra molto, è lì dietro, mi sembra molto contento di essere venuto qua, insomma. Spero che sia vero almeno, insomma. Confermo. Loro sono famosi, no? Quindi non l'avevo mai conosciuto di persona, l'ho incontrato l'anno scorso, no? Insomma, durante l'altro tour, poi mi ha telefonato, mi ha raccontato questa storia di questa tragedia, insomma, e mi ha fatto molto piacere, insomma, se a loro fa piacere che io canti, mi sembra il minimo. In religione sono Hare Krishna, ma dimmi gaga, io non ci credo. A me mi piace troppo i tisani. Stasera spero di suonare tranquillo e felice, cioè, già mi farebbe piacere. Mia prigioniera, mia merendera. Come lo sai, lo so che lo sai, è come se lo sai, sempre più. Noi abbiamo una fortuna organizzare questo festival. Noi tutto quello che raccogliamo lo raccogliamo per beneficenza sostanzialmente, tutto l'incasso della serata che è un up to you, quindi chi vuole da €1, chi vuole da 10, ognuno fa come crede, chi vuole può anche non dare niente. Tutto quello che raccogliamo questa sera va a sfondo benefico e quindi va per il reparto di oncologia dell'ospedale di Reggio Emilia e quindi non abbiamo nessuna ansia da prestazione, siamo qua per divertirci. I ragazzi del Covo che organizzano e ci mettono a disposizione questo posto meraviglioso hanno sposato questo festival già da diversi anni con la stessa filosofia, quindi qua vengono 50 persone, ne vengono 100, ne vengono 500, non ce ne frega un cazzo, viene chi vuole venire, viene chi sposa la filosofia di questo festival, chi lo organizza questa filosofia, non dobbiamo preoccuparci di niente se non di stare tutti bene e ritrovarci tutti insieme, tanti amici, gente, io ho visto prima persone venute dal Veneto, dal Friuli, dal Lazio, dalla Toscana, gente che ha fatto tanti chilometri per stare insieme e quindi è un unicum anche perché nessuno di noi deve, come dire, dimostrare nulla a nessuno, è una festa, un modo per stare insieme e forse per questo che non ci preoccupiamo di nient'altro che non di stare bene, di fare una cosa che ci piaccia, se piace a noi di solito piace anche a chi viene, generalmente funziona così. Mi accorsi dolorosamente che era davvero la prima volta, era la prima volta che dubitavo nel socialismo. Enrico sono cresciuto musicalmente e lui mi ha fatto crescere musicalmente perché mi ha fatto conoscere un sacco di roba che mi è piaciuta, soprattutto cose elettroniche o cose particolari che io magari prima ascoltavo ma distrattamente o non ho mai approfondito meglio e quindi dal dopo di lui mi porto queste cose e ultimamente sempre di più, visto che comunque sto usando anche per gli ultimi dischi miei dei suoi strumenti, delle tastiere che tengo un po' in movimento perché sennò a rimanere ferme non va mai bene e quindi comunque gli sono sempre grato per tantissime cose comunque e c'è tantissimo di lui in quello che faccio anche se lui sicuramente l'avrebbe fatto in altro modo. Ho raccolto negli anni più di 4.000 scatti tra live, presentazioni, servizi fotografici promozionali e studio di registrazione, quindi mi sembrava doveroso condividere anche con chi ha amato gli Offlaga negli anni questo mio archivio che per molti, a partire da Max, era sconosciuto perché lui ha scoperto foto negli anni che l'hanno spiazzato, qualcosa insomma, l'avete anche visto voi. Di solito non proviamo mai perché siamo dei cazzari assoluti e quindi ci troviamo un'ora prima del concerto, 2 ore prima dello spettacolo a provare i pezzi, soprattutto quelli che magari un po' che non facciamo nemmeno per questo festival, per cui mi fa un effetto all'inizio, mi sento strano perché magari non li ascolto neanche da tanto tempo. Oggi, per esempio, un brano come Khmer Rossa, col violino di Nicola Manzan, Bologna Violenta, è rientrato nel mood del pezzo, che magari non lo ascoltavo da 1 anno o 2, è un'emozione fortissima. E di solito è emotivamente l'evento che mi emoziona di più di tutto l'anno. E mi piace un sacco farlo, mi piace fare questi pezzi con gli ospiti, non soltanto con Daniele, è un momento nostro, non ci sono altre occasioni per farlo, non c'è neanche tanto motivo secondo me, mi fa sempre un po' strano, li facciamo sempre un po' come vengono, riaggiargiati, rimessi a posto all'ultimo secondo, però penso che valga il lato emotivo più che il lato tecnico, insomma, più che altro, alle volte quando li riascolto per preparare il festival, magari ieri ho riascoltato un po' delle cose che faremo stasera, spesso mi dico, ma siamo stati noi a fare sta roba? Cioè mi sorprendo di cosa abbiamo fatto magari 10 anni fa e quasi non mi sembra vero perché riascoltati dopo anni di distanza mi sembrano ancora più belli di quando li abbiamo fatti. il fatto che ci sia un desiderio di dedicare un momento, perché è un momento piccolo, a quello che mio fratello ha fatto, che per me è importante, ma è importante non solo da fratello, anche come amante del bello, della cultura, dell'arte. Ritengo che sia molto bello mantenere viva l'attenzione e la presenza del suo lavoro negli anni, ecco.